Oggi voglio dare il benvenuto agli oltre 700 candidati residenti nelle province di Siena, Arezzo e Grosseto che parteciperanno domani, 3 settembre, al test di selezione per l'accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia. Qui a Siena il test si svolgerà presso i presidi di via Mattioli e di San Niccolò in via Roma, che sono stati appositamente allestiti per accogliere tutti i candidati in condizioni di sicurezza e comodità tale da consentir loro di svolgere il test in perfetta tranquillità. Desidero a questo proposito ringraziare tutti i colleghi degli uffici e dei presidi dell'Università di Siena per essersi prodigati in questi giorni per allestire al meglio le nostre sedi. Auguro a tutti i partecipanti al test di domani di collocarsi in posizione utile da potersi immatricolare presso una delle sedi che hanno scelto e coronare così il proprio sogno. Ed un auguro particolare ovviamente va a coloro i quali hanno indicato come prima scelta il corso di laurea dell'Università di Siena. Corso che a partire dal prossimo anno ospiterà 250 studenti, mettendoli nelle condizioni di seguire le lezioni in presenza e in totale sicurezza in una città e un territorio straordinariamente ricchi dal punto di vista storico, artistico, culturale e ambientale e con una prestigiosa tradizione nel campo delle scienze biomediche. Se c'è un insegnamento che dobbiamo assolutamente trarre dall'esperienza di questi ultimi mesi è che la ricerca e la conoscenza sono i migliori strumenti per difenderci dalle minacce e dalle emergenze anche sanitarie che periodicamente attraversano le nostre comunità sociali. Le università hanno il compito di produrre questa conoscenza e di diffonderla. Voi che partecipate a questa prova di accesso avrete un luogo da protagonisti nella difesa della salute collettiva dei prossimi 50 anni.